Buongiorno a tutti e a tutte, nuova puntata del Cartotto Educational sulle orme del mio omologo Alberto Angela questa volta, perché sto calpestando le stesse mattonelle e gli stessi luoghi dove è stato lui per uno speciale dedicato all'antica Roma. Guardate alle mie spalle cosa stiamo osservando: un magnifico ponte acquedotto di età augustea. Siamo a Pondel, questo è il nome del ponte, Pont d'Ael, nel comune di Aimaville. Questo è mirabile perché è un esempio datato, pensate un po', 3 a.C. di edilizia privata, assoggettata però all'utilizzo pubblico perché è un ponte acquedotto. Pensate un pochino, ponte acquedotto con un doppio passaggio. Infatti, come da tavole illustrative, guardate mentre la cameraman mi sta immortalando, che nel passaggio sopra pareva appunto che scorresse l'acqua, nel passaggio sottostante, quindi siamo all'altezza che state ora vedendo nella ripresa, defluivano animali e persone. C'è una targa che, da come ho visto, è stata probabilmente restaurata, privatum, però si legge bene, denominazione latina. La targa, nello specifico, questo è il prospetto nord, dice appunto sotto l'imperatore Cesare Augusto, quando costui fu designato per il suo 13° consolato. Imperatore Cesare Augusto, 13° cos desig, C. Avillius, C.F. Caemus, eccetera, eccetera. Sostanzialmente, riassumendo, ponte acquedotto privato, azione imprenditoriale, come state osservando nelle riprese, di Caius Avillius Caemus, ricco, quindi facoltoso imprenditore, uomo d'affari. Ora lo andiamo a esplorare e ci passeremo sopra. Vi invito a visitare. Ciao a tutti da Andrea Cartotto.